Macchina seta, maschi, bellissime farfalline. Qui sono le coppie che si sono già formate. Tra qualche ora le staccheremo e le metteremo a deporre. Stiamo cercando di fare un salto di qualità, renderci autosufficienti anche per la produzione del seme dei bachi. Facciamo parte di un gruppo che fa riferimento all'Associazione Italiana Gelsi Bachicoltori, alla Coldiretti, per cercare di rilanciare questo settore che una volta era fiorente in Italia. Poi la seta cinese e altri fattori che non sto qui a indicare hanno, come dire, hanno fatto scomparire questa attività completamente. Attività che oggi torna a essere appetibile perché la seta cinese ha dei problemi, perché la seta cinese costa, ma noi, anche forse meglio dei cinesi, stiamo imparando ad estrarre alcune proprietà importanti che sono la sericina, la fibroina, l'olio di crisalide e la melanina, ma forse c'è anche altro. Sostanze che sono buone per la cosmesi, per la medicina, per la chirurgia, per l'ortopedia. Quindi noi siamo sulla buona strada per poter, come dire, utilizzare del baco non solo o del bozzolo, soltanto il bozzolo come fibra, ma il bozzolo e la crisalide per tantissime altre applicazioni, per tantissimi altri utilizzi. Questo è reso possibile perché in Italia c'è la Stazione della Seta, che è una istituzione scientifica che opera da tantissimi decenni, che è nel mondo un punto di riferimento per chiunque abbia a che fare con la bachicoltura e con la sericoltura. Quindi noi ci siamo attrezzati anche per avere la struttura per allevare i bachi che fosse adeguata. C'è stata finanziata da questa casa dei bachi dal signor Natalino Labate, che è un imprenditore italo-tedesco, che ringrazio perché ha avuto fiducia in noi. Perciò noi siamo disponibili anche ad aiutare chiunque voglia allevare i bachi da seta nel mezzogiorno. A dare un minimo di consulenza anche di formazione. Quindi d'estate faremo la prossima estate delle full immersion, dei corsi magari formativi per chiunque, magari di un fine settimana, magari corsi momenti formativi veloci, però in azienda. Non in teoria, magari da ripetere poi non, a seconda di quello che uno necessita. Insomma, siamo qui per questo, ma tutto quello che facciamo lo facciamo per le persone che sono qui e abbiamo il signor Gaetano. Ti ricordi qualche cosa, Gaetano, di questa attività? E mi ricordo quando ero più ragazzo di fronte alla falegnameria e poi c'era una signora che passava tutti, allora era signorina, amo dire così, andava alla Alla filanda, filanda di Malito. Malito. Bene, vedi che bei ricordi che ci hai Se dato. ricordo c'era il fumarolo, C'era, sì, c'era la canna la fumaria. canna fumaria che poi l'hanno Bene, demolita, bene, bene, poi l'hanno demolita. perché era di fronte alla bottega Sì, bene. e la visuale era quella. Tu dove facevi il falegname? Falegname. E noi stiamo cercando di recuperare quelle attività. Anche una filanda ad Acri ci sarebbe bene. Come Però intanto bisogna imparare ad allevare i bachi, tornare ad allevare i bachi e noi addirittura stiamo imparando ad no? allevare Diciamo nel coso, i i cuculi. cuculli, sì, i coconi, con i polacchi li chiamano coconi, noi diciamo i cuculli All'epoca cuculle. e sono i E bozzoli. c'era Tutte questa signorina che passava tutte le le mattine, mattine. ok, grazie Gaetano. No. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo ispirandoci soprattutto, non solo a lui, ma soprattutto a Don Lorenzo Milani, che a Barbiana ha fatto un grande miracolo, il vero miracolo di Don Milani. Nessuno ha pensato ancora di farlo santo, ma prima o poi ci penseranno. Don Milani a Barbiana ha fatto un miracolo, ha preso ragazzi bocciati a scuola, senza voce, senza futuro,
e li ha fatti diventare protagonisti della loro, come dire, riscatto sociale, no? Soprattutto che passasse dalla cultura, che passasse dalla scuola, che passasse dall'imparare le lingue, che passasse dall'imparare a essere solidali. Noi cerchiamo di mutuare, diciamo, la filosofia e il pensiero educativo di Lorenzo Milani quando lui poneva due questioni importanti, coerenza ed aderenza. Coerenza ed aderenza nel fare in modo che comunque ognuno possa essere messo nelle condizioni di recuperare se stesso, ma insieme agli altri, insieme è più bello che da soli, no? Per cui non la cultura per la cultura, non l'aiuto per l'aiuto, ma l'aiuto che arriva, l'aiuto che trasforma, l'aiuto che rende la persona soggetto protagonista e non soggetto passivo. In questo modo anche un problema, un disagio può diventare una risorsa. Ecco, grazie Don Milani di averci insegnato queste cose con la tua coerenza fino all'ultimo, perché tu hai amato più i tuoi ragazzi che Dio. Che Dio ti benedica, il tuo Dio, perché il mio non so dov'è.